Qua, ragazzi, non è passato molto tempo. Per voi qualche giorno per me praticamente qualche secondo. E stiamo, stiamo ancora cercando persone. Come avete visto nel primo episodio, abbiamo girato un pochino ma non abbiamo incontrato nessuno. E purtroppo sono ancora fuori! E mi sa che a questo punto devo andare assolutamente a um, all'interno. Uh. C'è la casa di una strega, c'è qualcosa nella casa della strega, sapete che non mi ricordo. Salve strega! <ride> ok, c'era e la lascerei stare. La lascerei assolutamente stare. Ragazzi, io ho girato tantissimo, siamo praticamente vicini al centro, più o meno, e non ho sentito nessuno parlare. E la situazione è questa, hanno perso un pochino di cuori, varie persone. Ma noi siamo ancora fuori e purtroppo non abbiamo incontrato nessuno. Ora dobbiamo, ahimè, infilarci da qualche parte e iniziare a recuperare cose perché è l'unico modo. Allora, ragazzi, facciamo un po' di legna, forse anche troppa. Io direi di buttarne via un po'. Ce ne teniamo giusto due stack. Eh, poi andiamo a buttare via i seed. Andiamo a buttare via la sabbia, la terrei perché potrebbe essere utile. Questa la teniamo. Uh, gli egg via, questa via, questo via, questo via, questo via E questo ce lo teniamo Abbiamo 9 di pelle Quindi in realtà abbiamo già tutto il necessario Eventualmente Vedo gente che è uscita e entrata uh, Eventualmente per um, Per farci delle um, Il libro degli incantesimi Ora, prima mossa da fare Stick, anche questi li possiamo buttare Torce a volontà Torce a volontà. E eh, raga, purtroppo dovremmo andare avanti da soli qua. Dovremmo andare avanti da soli. Mi dispiace, ma non abbiamo scelta. Non abbiamo assolutamente scelta. Magari possiamo sentire qualcuno che è sotto terra. Chi lo sa? Vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Caverne non ne vedo qua. Ho sentito... era un maiale sopra. Ok. Quindi qua tutto bene. Sono abbastanza spavaldo in questo momento. Non so se sto facendo bene... O sto facendo l'errore della mia vita. A buttarmi in caverna da solo. Però raga, cosa posso fare? Non ho scelte. Eh, non ho trovato nessuno. Io lo sapevo che finiva così. Ok, lì va bene. Qua prendiamo il Carbons. Ok. Io spero di incontrare qualcuno. Ma ragazzi, sarà difficile. Sarà assolutamente difficile, se non impossibile, trovare qualcuno. Una UHC da solo Una UHC da solo Non abbiamo provato neanche il Mumble Beh sicuramente se arriviamo in fondo Lo, lo scopriremo com'è questo Mumble Però per il momento Nulla da fare Allora vediamo un po' qua Eh la vedo male qua <ride> Non so se scendo di lì Come faccio a scendere di qua raghi Eh che cosa Sto vedendo Eh sarebbe bello scendere lì però come scendo Cos'era? L'avete sentito anche voi? Non era sicuramente una persona. Mm. Allora raga, ho un'idea. Ho un'idea. Ah, ho un'idea un che potrebbe risultare malsana. Intanto vado di qua a vedere e mangio qualcosa. Io non so se sto facendo giusto con la questione della, del cibo perché... Allora, Raga, non c'è niente di qua. Devo farvi assolutamente uh, un, uh, un secchio. Allora, piazziamo la nostra fornace. Smeltiamo un po' di uh, ferro che abbiamo recuperato prima. Ok, sette di ferro. E ci facciamo un'arma e, e, e un secchio d'acqua. Perché almeno possiamo buttarci giù. E siamo già in caverna. E non siamo messi male se ci buttiamo giù lì. Intanto apriamo le orecchie per vedere se c'è qualcuno nelle vicinanze, ma non trovo nessuno, non trovo nessuno. C'è una foresta fiorita lì? Il silenzio è più totale, raga. Il silenzio è più totale. Se vedo gli altri nella chat di Mumble che stanno parlando, quindi qualcuno c'è, però <ride> no nessuno l'ho incontrato. <ride> E solitaria nella notte va zero contro i gran paura sa chi nasconde quella maschera tigre tigre. Ok, ho fatto la mia scenetta. Ok, abbiamo l'acqua, perfetto. E con il resto della uh... oh. oh! Oh, ma che? Oh? Sì, raga, raga. Se sento un Emerald, anch'io. Emerald, dove sei? Raga, ma, 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 sento tutti io! No! Dai, <ride> no, questo è un bug! <ride> uh, dunque, vediamo un po': Spada in ferro. Direi che potrebbe essere utile, Emerald mi sarà sentendo ancora, boh. Penso di sì. Però va bene così. Ma no, forse se n'è andato Emerald. Che <ride> spavento, raga! Che spavento. Penso che ci sia gente con dei bug, da quello che ho capito. Si è buggata della gente. Peccato, speravo di aver incontrato Eme. Raga, io lo faccio, eh? Potrebbe... Sapete che potrebbe essere la fine per me. Eh? Però cosa devo fare? Se sto qua non succede nulla, è buio, da... è buio da morire lì sotto. Raga, ci proviamo. So che potrei morire giovane. Andiamo. Ok, siamo arrivati. No, ci siamo fermati qua. Aspettate, ok. Ok. Eh, ci buttiamo giù di nuovo. Ok. Ok, siamo in fondo. Incredibile, siamo in fondo al canyon, ragazzi. Io spero. Ho già avuto brutte... brutti incontri qua, io, eh, eh, nelle precedenti OHC, perché cosa è successo? C'è un ragnola. Vedo... vedo gli occhietti cattivissimi. Perché, cosa è successo? Eh, sono caduti i creeper dall'alto. Cosa che spero non accada Allora c'è uno zombie lì Però potrebbe non essere un problema E ci sono due zombie Ok i creeper qua potrebbero spawnare. però qui c'è la C'è la luce E come li uccido quelli zombie se c'è la, la lava qua Raga Perché ho fatto Intanto ho trovato dell'oro e del ferro Ok allora io Controllo i zombie C'è il ragno lì perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Facciamo così: prendiamo questa e ci facciamo lo scudo. Ok? Perché è fondamentale per ripararsi eventualmente dalle, dai colpi di qualche brutto ceffo. Qui è ancora più profondo. Aiuto! Aiuto! Qualcuno che, si, che mi aiuti! Io voglio un compagno con cui dividere le mie gioie e i dolori. Purtroppo saranno solo dolori. Ok. Poi con tutti i posti che potevo andare, per perché ho deciso di fare da solo un giro con gli zombie. Me lo spiegate? Sì? Sì, va bene. Ok? Sì, venite qua pure. Sì. Sì, sì. Sì. Ok, va bene. Ok? Sì? Dai. Non ci sono zombie. No, non ci sono. Ok, uno è andato. E l'altro, vabbè, ma dai. È uno zombie alla fine. Il ragno dove è finito, raga? Lì devo prenderlo col ferro. Eh, non sto andando perché devo prenderlo col ferro, assolutamente. Il ragno era qua. C'è ancora? Non c'è più? Ok, non c'è più il ragno. Mi preoccupo. Ah, forse è morto nella lava. Prima ho visto del de morire una cosa. Lapislazzuli, ok. E niente ferro, raga. Non posso prendere nulla se non uso il ferro. Allora, quanto ferro ho ancora? Ho un iron ore. Dai, un altro iron ore mi serve. Devo iniziare a prendere ferro, raga. Tanto ferro, più che posso. Ok. Oh, 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 oh! Due sono. Sono due, sono due, sono due, raga, sono due. Sono due, sono due, sono due. Ok, ok. Ok. Sono messo la posizione più sbagliata possibile. Ok. Ok, uno è andato. Ok, l'altro. Aspettate. Ok. Raga, ho tolto un cuore e mezzo, mi tolto, eh. Un cuore e mezzo. Per quel coso lì, un cuore e mezzo, eh. Muorici. Raga, due scheletri, subito così. Come faccio io? Come faccio da solo? Ho piazzato mille torce. L'altro dov'è? E non ho neanche del ferro. Ah, lì c'è ferro. Però sento ancora lo scheletro. Oro. Ok, ragni. Sto, sto tremando, ragazzi, non sto scherzando. È la, la tensione questa. È la tensione. Non capisco dov'è lo scheletro. Lo se ah, le c'è il ragno, l'ho visto. Devo prendere assolutamente questo ferro qua. Ok, me ne vado. Ok, ho preso due di ferro. Dovrei averne tre di ferro. Ok, ci allontaniamo un attimo e ci prepariamo eh, il piccone in ferro. Uff, raga, perché mi sono buttato qua dentro? Allora, mettiamo giù questa. Cuociamo ferro. Poi non ho armature, quasi quasi mi faccio un pezzo di armatura, con nove pezzi mi faccio... No, così sono troppi, mi posso fare i gambali, non sarà molto ma è qualcosa raga. Se no veramente diventa complicatissimo. Allora, piccone in ferro, ok, perfetto, e abbiamo il ferro, ok. Ok. Perfetto. Allora, andiamo a prendere l'oro lì. Che è utile. E poi andiamo a prendere il resto. Il lapislazzoli. Avevo visto altro oro più avanti, ma dove c'erano i scheletri. Quindi, eh. Mm. No, scusate. Questo, no, eh. Oh, non far danni. Tech. Con questo. Ok. Oro. Ok. Due pezzi d'oro. Tre pezzi d'oro. Ferro. Dobbiamo farci l'armatura, raga. La prossima cosa. Sì, vediamo di entrare nella lava, così chiudiamo subito tutto. Allora, qua prendiamo questo. Ok, lava lì, pericolosissima. C'era un ragno là in alto, che non mi piaceva per niente. Ok, sto cercando di prendere ferro. Raga, io voglio qualcuno, non posso sopravvivere da solo così. <ride> a che altezza siamo, tra l'altro? Siamo a altezza 19. Ragno, non c'è più. Nel frattempo, allora aspettate. Non sento neanche gli scheletri. Aspettate. Ok, metto anche qua le torce. Spariti. Gli scheletri, zitti, zitti. Non ho più torce. Raga, non ho più torce. Ok, è tutto sotto controllo. Là in alto, là in alto, non mi piace. Vado qua un attimo, qua faccio altre torce. Ok. Come immaginavo la WHC me la devo fare da solo. Accidentaccio. Ok. Una WHC tutta in solitaria. Vabbè. Non sento nessun altro. Prendiamo il ferro. Oro poco purtroppo lì, eh. Ok. Ferro ne abbiamo tanto, adesso lo metto a smeltare. Così nel frattempo ci facciamo l'armatura. Allora. Uh, Dov'è la mia crafting table? Ne faccio un'altra perché mi sa che l'ho piazzata da qualche parte. Ok, e mettiamoci anche la fornace. Mettiamo dentro un po' di questo e smettiamo il ferro. Ok. Uff. Cosa c'è lì sotto? Nulla. Sento degli zombie da questa parte. Ok, eccolo. Salve signor zombie. Ok, ucciso. A posto. Sento altri zombie. Dove, 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 dove? È caduto da qualche parte. Mi sposto. Eccolo. L'ho visto che era lì. Potrebbero esserci lì sopra dei mob. Ok, ok. Sto affrontando di tutto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sali. Ok, fatto. Fatto lo zombie, fatti gli zombie. Ok. Ok, lo smelting come va? Quattro. Raga, ci iniziamo a fare delle cose adesso. Allora, procedo un attimino da questa parte che vedo che c'è sicuramente un pezzo di caverna. Ok, perfetto. L'ho sentito. Allora, chiudiamo qua. Ok, non voglio saperne. Intanto prendiamo questo ferro. Io curo dappertutto. Mamma mia. Perché l'UHC da solo? L'UHC Box? Qualcuno c'è? Vi prego. Vi prego. Ok, andiamo a smeltare, smeltiamo, smeltiamo tutto. Sento dei passi. O sono io? Sono una paura, raga, secondo me lì sopra ci sono gli scheletri da qualche parte. Non so dove, ma ci sono. Io sto iniziando a davvero. Ah! L'ho visto. L'ho sentito. Eccolo. Vieni, vieni. Ok. Vai, vai. Ok. Uf, fatto. Fatto anche questo. Fatto anche questo, raga. Uf, non sono mai stato così intenso. Ok, non sento nulla. Perfetto. Ah, armature. 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 Io adesso scendo un po' di qua. Si sa mai. Abbiamo ancora la... Qua ho sentito altro, altri... Di qua. Allora aspettate, mettiamo Cobblestone qua. Ok. I lapislazzuli. Mi avete fatto venire in mente gli lapislazzuli, raga, che li ho lasciati indietro. Però sto cercando di capire di chiudere qua la lava. Ok. Perché qua c'è ancora? Ok, se ne sta andando. Allora, ok, va tutto bene qua, più o meno. Non entriamo nella lava. Piazziamo torcia. Torcia, torcia, torcia. Torcia, torcia, torcia. Però raga, io dovevo trovare qualcuno là sopra, eh. Dannazione. Raga, sento dei rumori. Di qua. Sono di qua i zombie. C'è tanta roba qua in giro. Ah, c'è la gravel qua. È una cosa gravel. C'è anche... Uh, ci sono anche gli altri scheletri. No, 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 non ci vado di lì. Ragazzi, secondo episodio finito. Siamo soli abbandonati nella speranza di incontrare qualcuno, ma fino adesso non c'è stata possibilità. Ci sono in giro mob ovunque, siamo in caverna, sto iniziando a smeltare cose. Sarà interessante. Interessante, ma molto molto pericolosa questa WKC. Ma noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.